Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo ad aprire assieme la collezione di Bolton V. Allora, per prima cosa questa collezione uscirà in Italia al 17 di giugno. Tanto che vado a rimuovere tutti gli elementi dalla plastica, vi ricordo se non siete ancora iscritti di iscrivervi e di attivare la campanella. E se volete passate anche sul gruppo Telegram a dare un'occhiata, lo trovate in descrizione. Allora, rimuoviamo il tutto dalle solite tonnellate di plastica e iniziamo. Abbiamo la carta jumbo di Bolton V, la carta a dimensioni regolari, una carta olografica del Voulu di colpo fusione. Questa, a differenza di quella che si trova nel set, presenta l'olografia, come riusciamo a vedere bene. E i soliti quattro pacchetti. Questa volta c'è evoluzioni etere, colpo fusione e due di astre lucenti. Andiamo a fare un po' più di zoom, diamo un'occhiata alle carte e poi apriamo i pacchetti. Dunque, eccoci qua con la nostra promo di Boltund, numero 219 delle promo di Spada e Scudo, che rappresenta Boltund in un prato di papaveri rossi. Devo dire che personalmente ho visto artwork di Bolton migliori, ad esempio c'è quello in colpo fusione che è decisamente molto meglio di questa tipologia di artwork. Forse sarà un po', la faccia che sembra addormentato, però non è che mi strapiaccia questo artwork di questa carta. Non Bolton come Pokémon, ma proprio l'artwork in cui l'hanno rappresentato. Questa versione di Bolton si trova all'interno dello Star Deck 100 giapponese. Poi abbiamo il Voulu con l'olografia con tutte le bolle e i nostri quattro pacchetti. Oggi andrò ad aprire solo tre pacchetti perché siccome Astre Lucenti l'ho già finito, se vi siete persi il video lo trovate sia in descrizione sia nell'angolino lì sopra. Colpo fusione anche, l'ho finito, però lo vado ad aprire lo stesso, però un pacchetto lo vado a tenere chiuso per la mia collezione di pacchettini chiusi, visto che quando ho finito il set inizio a tenermi anche un artwork set di pacchetti chiusi. Allora, direi di iniziare da colpo fusione, diciamo il set un po' meno, con forse meno possibilità di trovarci dentro qualcosa. E vediamo se questa collezione è piena o vuota come al solito. Il prezzo è più o meno di 25 euro, quindi è tutto nella norma, tipo tenendo conto 6 euro a pacchetto, più o meno 6x4 24 più le due promo viene venduta circa 25 euro, qualcosina in giù di lì, quindi il prezzo è abbastanza giustificato. Dopo, a livello di tenerla sealed, ne vale anche abbastanza la pena perché ci sono dentro pacchetti come appunto Evoluzioni Etere e Astre Lucenti, che sono due set che sono particolarmente belli e presentano un numero di carte abbastanza elevato, di carte interessanti da trovare, per non parlare che se il pull rate di ogni pacchetto di Astre Lucenti è alto come quelli che abbiamo visto abbastanza spesso, ecco, sono anche buoni da tenere chiusi. Qui per evoluzione intera abbiamo Punkabu, Rufflet, Lotad, Emolga, Woobat, Gigalith. Qui speriamo che ci sia qualcosa perché niente, Milotic. Sicuramente se c'è un pull in questa collezione rimarrà nel pacchetto che tengo chiuso, come capita spesso. Allora, qui trick e abbiamo l'energia Psico, Flotel, Sigilyph, Pachirisu, Snorunt, Klink, Dedenne, Capchu, Duskull, Burmy Reverse e un Ice Cube. Allora, collezione palesemente vuota. Ho il vago sentore che se c'è un pull è
qua dentro, nell'unico pacchetto che io ho deciso di lasciare chiuso. E devo dire che sono un po' deluso perché ci speravo almeno nel pool in evoluzioni etere, visto che mi mancano diverse carte, soprattutto tante full art, quindi speravo almeno di portarmi a casa qualcosa, però ogni tanto va così. Io vi ringrazio di essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi, di seguirmi su Instagram, di passare anche sul gruppo Telegram che trovate in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video.